Guarda che meraviglia. Wow. Prendo 400 grammi di prugne, io qui sto usando le susine che sono buonissime, e adesso andiamo a tagliarle e togliere il nocciolo. Che buone che sono le susine. Diana, posso mangiarne una? Va bene, una sola però. Ora sulle prugne aggiungo della cannella e un cucchiaio di eritritolo. Se volete usare lo zucchero, potete usare anche Potete lo usare anche lo zucchero. zucchero oppure lo sciroppo d'acero se volete. Diamo una mescolata e ora prendo uno stampo quadrato ricoperto con carta da forno e verso le prugne all'interno. Poi le distribuisco bene. Diana, c'è un profumo, ma cos'è che stiamo facendo oggi? Allora, domani noi andiamo in montagna e quindi oggi volevo preparare un dolce così ce lo portiamo dietro e quindi volevo condividere con voi la ricetta. Una volta sistemate le prugne, le mettiamo da parte e prepariamo l'impasto. Quindi per preparare l'impasto prendo una ciotola e all'interno metto due uova. Aggiungo anche 60 g di eritritolo, oppure se volete usare lo zucchero, la ricetta viene ugualmente bene. E ora comincio a montare con le fruste. Allora, ci siamo, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Un pasto bello spumoso. Esatto, quindi adesso mettiamo le fruste via perché non ci servono più. A questo punto aggiungo anche 60 g di margarina vegetale sciolta. Noi la facciamo in casa, potete farla anche voi con la nostra ricetta. Diana, se non si vuole fare la margarina per qualsiasi motivo, si può usare l'olio? Assolutamente sì, potete usare anche l'olio, la ricetta verrà comunque bene. Olio d'oliva? Olio d'oliva forse un po' forte come sapore, io Vabbè. andrei su un olio un po' più neutro. Ok. Diamo una mescolata veloce. E ora aggiungo gradualmente 300 g di bevanda vegetale, quella di mandorli o di soia, quella che volete, quella che vi piace di più. Ora grattugio anche la scorza di mezzo limone. Sì, il nostro è gigante, quindi mezzo va bene, altrimenti uno, giusto uno Direi piccolino. di sì. Aggiungo anche un cucchiaino di estratto di vaniglia. Diamo una mescolata. E ora aggiungo 150 g di farina, io sto usando quella di grano saraceno, e aggiungo gradualmente. E infine aggiungo 12 g di lievito in polvere per dolci. Mescoliamo. E ora prendo le prugne e verso l'impasto sopra. E ora inforniamo la nostra torta nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per 25 minuti. Andiamo! La nostra torta è pronta e non vediamo l'ora di assaggiarla perché c'è un profumino incredibile in tutta la cucina. Ma prima lasciate un mi piace al video, mi raccomando, condividetelo, per noi è importantissimo, mi raccomando, supportateci. Sei pronto? Prontissimo. Guarda che meraviglia! Ovviamente noi l'abbiamo rimosso dallo stampo. L'abbiamo anche fatta intiepidire, mi raccomando fatelo anche voi. Guardate che meraviglia. Wow. Come tocco finale, se volete potete fare come me e spennellare la torta con del miele. E ora siamo pronti per tagliarla. Wow. Che meraviglia! È Ma sofficissima. È arrivato il momento. com'è soffice? Wow, Wow! mamma mia, Buona! le prugne sono il frutto più buono.